Buongiorno amici, oggi 2 maggio 2018, altro aggiornamento e semifinale Cove 2018. Faccio fare questa e un'altra covata e basta. Vi faccio vedere una piccola panoramica. Questi sono i novelli che ho svezzato. E sono giallo mosaico. Questi di qua ci sono novelle di Fife, novelle di Scotch French e qualche adurto che già ho messo, ho tolto dalle cove. Qua facciamo vedere i rosso mosaici. Sempre novelli, rosso mosaico e qualche agata rosso mosaico. Andiamo nell'altra voliera, che sono bianchi dominanti e due giallo mosaici ci sono. Va bene, ora vi faccio vedere le coppie. La prima coppia di rosso mosaico, questa è la seconda covata. Andiamo per la terza covata ed ultima. Seconda coppia di rosso mosaico. Io la chiamo la regina perché 4 pullus se l'ha portati da sola. Non si vede bene. Lei è stupenda. E c'ha 4 uova piene. Terza coppia. Rosso mosaico a 3 novelli. La prima covata è andata benissimo e andiamo alla seconda covata che tiene 4 uova e sono anche piene. Andiamo alla quarta coppia di rosso mosaico che tiene 4 uova piene. Prima covata. Andiamo ai agata rosso mosaico che tiene 3 pullus. Ma nella prima covata erano uova vuote, ora vanno benissimo. Seconda coppia di agata rosso mosaico. Ieri si sono schiusi 3 agata rosso mosaico, che ora vi faccio vedere. Sono qui dentro. Nella prima covata uova vuote. Andiamo alla terza covata, alla terza coppia di agata rosso mosaico. Prima covata vuoti, seconda covata vuoti, ma ho visto che maschio si litiga con la sua donna e l'ho separati. Vedo che cosa devo fare poi. Andiamo alla quarta coppia. Lui è bianco recessivo e lei bianco recessivo anche. Hanno 4 uova piene. Va bene? Andiamo alla coppia di giallo mosaico che mi ha portato 4 gialle nella prima covata, 4 novelli che ho svezzato che vi ho fatto vedere là e ha altri novelli che stanno benissimo. Non so se si vedono, ma lo vedo. Seconda coppia di giallo mosaico, prima covata sono 4 uova piene. Terza coppia di giallo mosaico, prima covata uova vuote, seconda covata andata benissimo. Si vedono tutti qua. Quello che voi vedete sui grigio è di un'altra coppia di Scotch French perché ho avuto un problema. Andiamo agli agata rosso intenso, papà e figlio. Questo è il piccoletto e lui è papà. La mamma tiene 5 uova. E sono pieni le 5 uova.
Andiamo alla gabbia di giallo intenso, papà. Giallo intenso, mamma bianca. E papà è portatore di bianco, che ha dei novelli. Sono 5, mi sembra. Sono 5 novelli. E la prima covata, 4 pullus già svezzati. È andato benissimo. Questa è l'altra coppia, lei bianco dominante e lui giallo intenso, che ha delle uova. Qua ci sono anche delle uova, lei gialla intensa, lui bianco recessivo, che ha delle uova. Poi vi faccio vedere i miei Fife, lui papà, stupendo. Questo è il novello di Fife e l'altro fratello. E altri due già l'ho svezzati, è andata benissimo, la mamma ha 5 uova piene. Andiamo ai bianchi recessivi, che hanno 4 giorni, mamma mia, bellissima. Dai, glieli fai vedere. Questi sono i novelli. Stanno benissimo, hanno 4 giorni, amici. Bianco recessivo. E va bene, ho avuto qualche difficoltà perché dovrei avere il doppio dei novelli, ma va bene così perché io tratto tutte cose naturali, do alimentazione naturale, do quattro semi, e ora ha un 15 giorni che faccio pelle morbidi, pastone secco, e pelle morbidi, pastone secco e couscous. Va benissimo, amici. I miei 5 cardellini. I miei 5 cardellini. Che vi faccio notare. Devo vedere se si vedono. Non so se si vedono. Va bene. Arrivederci a tutti. Un bacio da Jolly. Se vi piace il video, mettete mi piace. Mi vedete anche da YouTube. Un bacio a tutti, amici. Non mi posso lamentare, ho avuto qualche difficoltà, ma difficoltà l'ho risolta, come tutti i problemi che nascono ogni giorno e dobbiamo risolvere. Un bacio a tutti gli amici allevatori e buone cove a tutti.